Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei andare avanti con quella serie di video che ho iniziato a mettere sul canale da un pochino di tempo e che riguardano in qualche modo il mondo dei sogni. Oggi in particolare vorrei parlarvi dei sogni premonitori, quindi faremo insieme una riflessione per capire cosa dice la scienza, per capire cosa dicono le testimonianze e poi giungere alle nostre conclusioni, quindi decidere se può essere vero o se non può essere vero. Intanto, per chi non lo sapesse, i sogni premonitori sono tutti quei sogni che noi facciamo durante la notte e che poi qualche giorno dopo o qualche tempo dopo si verificano nella vita reale. Quindi noi sogniamo un evento particolare, una persona particolare e poi quella cosa succede davvero. Molto spesso le persone purtroppo sognano delle cose negative, come un incidente, la morte di qualcuno, però capita anche spesso di sognare magari un incontro con una persona oppure una vincita, quindi non sono necessariamente negativi i sogni premonitori. In antichità i sogni erano considerati un mezzo attraverso il quale gli angeli arrivavano a noi per consegnare dei messaggi, quindi in qualche modo erano un canale di comunicazione tra il nostro mondo e quello dell'aldilà. La scienza nel tempo ha studiato tantissimo il mondo dei sogni e ha cercato di capire qualcosa di più anche dei sogni premonitori e sono giunti alla conclusione che il cervello durante il sonno è libero dalle pressioni quotidiane, quindi è in uno stato di rilassamento e attraverso il sogno può elaborare le informazioni in un determinato modo riportando un possibile scenario futuro che poi la persona mette in atto davvero nel quotidiano perché in qualche modo ne rimane condizionato. Quindi è un po' come dire: io mi sogno che domani vado al supermercato e poi effettivamente domani vado davvero al supermercato anche se non l'avevo previsto. Gli scienziati dicono che in realtà è soltanto un modo della persona per mettere in atto qualcosa che l'ha condizionato, quindi troviamo il modo e la scusa per andare al supermercato. Ovviamente quello del supermercato è soltanto un esempio banale e sciocco, ma tanto per farvi capire che cosa succede. Ma in realtà i sogni premonitori molto spesso non riguardano dei comportamenti che noi mettiamo in atto, ma riguardano degli eventi che non sono sotto il nostro controllo. Quindi magari sogniamo la morte di qualcuno, un incidente, un incontro con una persona che avviene in modo casuale, completamente inaspettato. Quindi sono tutte cose sulle quali in realtà il libero arbitrio ha poco a che fare. Questo per dire che nessuno forse si aspetta che la scienza ci venga a dire che esistono i sogni premonitori, che esiste il paranormale, che esistono i messaggi dell'aldilà. E quindi mi sembra abbastanza normale che tenti di dare delle spiegazioni più razionali a questo fenomeno e probabilmente tante volte sono anche vere. Però c'è tutto una categoria di sogni che non sono assolutamente influenzabili dalla nostra volontà e soprattutto ci sono un sacco di testimonianze di persone che hanno fatto questi sogni premonitori e hanno proprio testimoniato che poi le cose che hanno sognato sono accadute veramente. Secondo me, poter aprire attraverso i sogni un canale comunicativo con l'aldilà è una di quelle cose che permette di ricevere dei messaggi o comunque di comunicare semplicemente con una persona cara, magari, senza rimanere traumatizzati e spaventati dall'apparizione di questa persona. Perché pensiamoci bene, se io volessi comunicare magari con i miei nonni, che sono state due figure molto importanti nella mia vita, penserei sicuramente di farlo attraverso un sogno, perché se loro apparissero davanti a me sotto forma di spirito, io mi spaventerei. E quindi il modo di comunicare attraverso un sogno è un modo blando e poco traumatico per poter ricevere magari dei messaggi. Vi racconto una cosa che è successa a me e che non è un sogno premonitore, però è un modo che ho avuto per comunicare, in particolare con mio nonno. Era un periodo della mia vita in cui avevo fatto delle scelte un po' particolari, diciamo così, e mi sono chiesta se mio nonno le avrebbe condivise oppure no. Ovviamente lui non era più in vita e quindi io non glielo potevo chiedere direttamente. Mi era capitato in quel periodo di pensarci spesso, mi chiedevo chissà se avrebbe capito, se avrebbe apprezzato, se mi avrebbe criticata, non so, tutte queste domande.
poi una notte ho fatto un sogno molto strano, perché ho visto praticamente una specie di nebbia e poi ho sentito la voce di mio nonno, quindi non ho visto la sua figura, ho sentito la sua voce, come se lui fosse stato proprio presente nella stanza e la sua voce mi stava dicendo: "Non ti preoccupare, perché quello che stai facendo va bene così." E poi è sparito, quindi è stato proprio un attimo, una cosa velocissima e quando mi sono svegliata io mi sentivo serena perché avevo in qualche modo avuto il suo messaggio, mi aveva fatto sapere che le mie scelte lui le aveva capite, le aveva accettate. Ed è stato un modo veramente molto sereno e tranquillo per farmi ricevere questo messaggio. Se lui fosse venuto da me sotto forma di spirito, io probabilmente sarei rimasta inquietata e quindi non mi sarei sentita poi serena. Questo per dire che i sogni, secondo me, sono un'ottima scelta comunicativa che i nostri cari dall'aldilà possono fare appunto per dirci delle cose, per farci sapere delle cose. Però questo ha più a che fare con la comunicazione che possiamo avere con le persone che sono dell'aldilà. A volte invece capita di fare proprio dei sogni premonitori in senso stretto, quindi sognare proprio un evento che si verifica e poi rendersi conto che quell'evento lì si verifica davvero. Magari ci possono essere delle piccole variazioni, ma di solito lo schema rimane invariato. Quindi non si sogna una persona, magari defunta, che ci viene a dare un messaggio, ma proprio noi vediamo nel sogno un evento, può essere, non so, il crollo di una casa, faccio un esempio, e poi magari la casa crolla davvero e quindi noi ci rendiamo conto di aver fatto un sogno premonitore. Ci sono su queste cose un sacco di testimonianze su internet, quindi ne potete trovare veramente di qualsiasi genere. E alcune di queste testimonianze riportano proprio il fatto di aver sognato delle morti, degli incidenti, delle catastrofi, delle cose comunque di questo genere. Addirittura ci sono persone che affermano di aver sognato l'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre, chi afferma di aver sognato il crollo del Ponte Morandi di Genova, e questa è una cosa che a me comunque colpisce molto di più perché Genova è la mia città, perché mi ricordo benissimo quella mattina quando è successo e perché comunque l'impatto emotivo su di me è stato abbastanza forte, quindi mi hanno colpito queste testimonianze. E poi ci sono delle persone che magari hanno sognato l'incontro con una persona particolare, magari una persona che non vedevano da tantissimo tempo, che non sentivano più, quindi non c'era motivo che questa cosa potesse condizionare. Poi magari erano per strada e l'hanno incontrata per puro caso. E quindi insomma hanno avuto anche sogni premonitori di questo genere, quindi che non hanno a che fare con catastrofi, ma cose più della vita quotidiana. Magari possono essere anche semplicemente delle coincidenze, però mi viene da chiedermi, esistono davvero tutte queste coincidenze? Può essere sempre solo ed esclusivamente una coincidenza? Non lo so, io lascio aperta la riflessione, lascio aperto il dialogo, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, ci credete, non ci credete, pensate che sia sempre soltanto una coincidenza, che sia un caso, oppure pensate che magari ci possa essere davvero qualcosa di vero, che possa esserci in qualche modo un sistema di comunicazione con l'aldilà che passa attraverso i sogni. Fatemi sapere che sono curiosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.